Ehi, hey, peeps. Che stanchezza. Che stanchezza sto lavoro. Allora, eravamo rimasti che dovevamo aspettare delle news, quindi possiamo tranquillamente pascolare. Ci chiedevano il Moonray Edition per una quest, però non mi ricordo dove era. Era qua da qualche parte, dove eravamo andati, tipo qui a Riverbend, chi se lo ricorda, o altri pine. Boh. Dunno. Invece stavo pensando, forse ci fa scendere ulteriormente nel coso? Nel dungeon andiamo su del Beneath the Stolen Lands. Vediamo un po'. Wicked Chanter, bli blu bla. Però dice dobbiamo aspettare che si disperda sta cosa. Lo so, intanto andiamo un attimo in città, che non mi si muove più la cosa. Aiuto. Non si muove. Ok. Entriamo un attimo a Taskdale e poi vediamo che succede. Tra l'altro, hanno costruito altre cose ulteriori. Andiamo a far passare il tempo nella Throne Room. Tra l'altro ho cominciato a rigiocare The Witcher 3, del quale non farò un let's play perché sarebbe un suicidio ora come ora, perché è lunghissimo. E che dire, è un bel gioco, non l'avevo mai finito, quindi sarò contento di finirlo stavolta. Un giocone alla fine. Con i saldi di Steam l'ho rimediato a 10 euro mi pare. I have news. Take a look. Irovetti, King of Pitax, sent you an invitation to the Rushlight tournament. We're not going to miss it, right? And you're taking me, of course. Ok, quindi finalmente Irovetti, re di Pitax, ci ha invitati al Rushlight tournament e non ce lo perderemo. E Lindsay chiede di far parte del team. Se ho tempo, perché no? Rushlight Fields have been revealed. Ok. Ci andiamo. Facciamo riposare il party. Non ci credo proprio. Ok, vabbè, quindi Rovetti, il re di Pitax, ha invitato il nostro re a questo torneo. Ma perché? Una dimostrazione di amichevolezza. Una dimostrazione di amicizia, per caso? E infatti anche lei dice no, non credo. Il ruler di Pitax era conosciuto per essere un ricco paraculo. Un grande paraculo. A Bard's Calling. The Rushlight Tournament will seal the High Society of Pitax in attendance, including those from the Academy. Headmaster Atalia Gitaren will definitely be there, and perhaps even ravishing Annamed Belevara. I want so much to see the looks in their eyes when they learn that Professor Eobald is safe and sound, writing a book with me to expose their dirty deeds. Quindi ci vuole essere anche Lindsay. Con chi la sostituiamo, Lindsay? Avevo detto di farli riposare prima, però. Di farli riposare. Tra l'altro sto registrando questo la sera. Ho fatto la notte al lavoro. Ho dormito tutto il pomeriggio, quindi sto tipo warpando nel tempo, sto driftando nel tempo, non so più se è giorno o notte, no? Tutta una situazione particolare. Bloop, gatto. Lindsay.
Ma tanto in teoria Lindsay dovrebbe venire con noi a prescindere, no? Andiamo così, poi se ci dicesse che serve Lindsay ce la portiamo, le compriamo qualcosa al volo, tanto Lindsay può pure stare in un angoletto, ci pensano Ekun e Kalik a sfasciare tutto. Ora, dobbiamo andare di qua. Rush Light Fields, dobbiamo andare qui. Go. Ovviamente dovranno riposare tutto quanto. Troubleshooter 91, quasi arrivato a 100 dell'achievement. Ovviamente sono stanchi. Peaceful Travelers, chi sarà mai? Sarà di nuovo il nostro amico Sgilidru. Sempre lui. Maledizione. Ma io voglio capire una cosa di sto Skeletal Sailman, ma va segato o no? Vediamo un attimo che ci dice internet dello Skeletal Salesman. Non dicono nulla. Non dicono nulla al riguardo. Show me your wares. C'ha sempre le solite cose. Poi buone, per carità, c'ha bella roba, non è che sta messo male, però, insomma. Robe of Transmutation, Hide Armor of Greater Electricity Resistance. Clock of Resistance più 6. Mazza, 140k al Clock of Resistance più 6. Niente male. Dawnfall. Ma poi scusa un attimo, ma sto longbow che ho droppato, no? Composite longbow 6-18 più 4 Giant Bane Flaming Composite e pure Flaming, quindi c'è un D6 Fire. Vediamo un attimo. Allora lì così c'è un 17-32 17-29. Quindi un D8 più 15, 2 D6 più. Facciamoglielo provare, vediamo come va. Che in realtà così abbiamo sia l'arco di fuoco che quello di ghiaccio, insomma, male non fa. Male non fa, almeno si switcha nel caso in cui meniamo roba che è debole al fuoco o al ghiaccio. Vediamo come spara sto arco. Ah, web WhatsApp maledetto. Mo lo chiudiamo. Ecco fatto, chiuso. C'è un abbiocco che manco ci ho pensato proprio a web WhatsApp. Camp camouflage. Continue. Abbiamo scoperto qualcosa? Questo Rillen Spill, this place seems to attract water. Travelers swear that even the rain falls harder here than in nearby areas. Sembra che questo posto attiri l'acqua. Come cazzaccio ci si arriva? Maledizione. No, io volevo solo andare. Ma questo, ma come cazzo? Ah, c'è un. Proviamo un po' a tornare indietro, un secondo, come funziona? Da qui dovrebbe essere il passaggio. Eccolo qua. Sì, voglio visitarlo, visto che l'ho scoperto, perché no? Salviamo. Esploriamo queste poste. As it should be. Look ahead. In due time. Un po' di loot. Qua
sopra. Ah, c'è il passaggino da qua, ok. Ah, onesto, un bel portale. Beh, lì mi pare che abbiamo visto tutto, no? Sì, non so se... No, non continua qua, beh, entriamo. Quindi dicono che qui piova tantissimo e che sia un posto che attira l'acqua. Mi sa perché, ci saranno 50 mob d'acqua dentro. Gli spiriti dell'acqua. In effetti qui c'è acqua. Lady of Shallows. Ma va. E io che ho fatto il buff credendo che fosse necessario. Ok. E niente, finita lì. C'era da sbracare questa donna. Vabbè, meglio così. Adesso ci muoviamo veloci verso l'uscita, se non altro. Possiamo pure andarcene. Giustamente piove. L'aveva detto che questo posto attirava la pioggia a bombazza, quindi... Vabbè, è stato un... una deviazione piuttosto veloce questa. Quattissimo Regongar. O Regongar. Allora mi dice... No. Mi dice di andare qui, che sia scomodo. E poi dovrebbe esserci... com'è che si faceva a levare i nomi? Location names. Dovrebbe esserci sta freccia qui che mi manda di qua. Questa. Ok, allora funziona. Minchia, sei ultra sfigaz sta cosa. No, facciamo rest prima. Se sa mai metti e dobbiamo combattere. Espiripiripi. Oh yeah. King Iroveti greets you personally. The bulky Khalid is broad-shouldered and looks to be somewhere around 50 years of age. His golden crown sits on long greasy hair before a heavily powdered face covered in bristle, and his expensive doublet is stained with oily spots. He gaffos, che cazzo vuol dire, as he squeezes you in a bear hug, enveloping you in the mixed scents of sweat, wine and expensive perfume. Ok, quindi insomma è un re un po' così così, insomma, non è proprio pulito e messo bene al 100%, c'è un po' di macchiette d'olio addosso, eccetera, e ci dà un abbraccio che puzza un po' di sudore, vino e profumo costoso. Addirittura. Ok, vabbè, insomma dice che abbiamo provato le nostre capacità. Alziamo un po' il volume. O meglio, lo alzo per me. Il vostro dovrebbe essere tutto bello giusto.
Dice che abbiamo provato le nostre capacità in combattimento e negli affari di Stato e adesso vuole vedere se siamo altrettanto bravi anche a divertirci. I feel like a child in a sweet shop. Entertainment, shopping, new trade connections and the smell of intrigue in the air. Lei è contenta, si sente come un bambino nel negozio di caramelle. Dice intrattenimento, compere, nuove connessioni per il commercio. E l'odore di... è un odore intrigante nell'aria. Ovviamente lui è disilluso come al solito. Infatti, cioè, come fate a caderci, a cascarci quando è... Ok, vabbè, diamogli una botterella sulla spalla a King Rovetti, diciamo, siamo contento di averti finalmente conosciuto. Addirittura dice che non va bene rimanere sempre nei nostri palazzi, bisogna conoscersi, diventare amici, eccetera, eccetera. Bisogna mantenere le relazioni con i vicini. Ecco il piano, ecco alla. Il triathlon dei pescatori c'è. Ci si prende a pugni a fine giornata da ubriachi e a metà giornata boasting. Che boasting, che vuol dire? Mi dice vanteria, cos'è? Di vanto addirittura, non lo so, cosa di vanto. Poi c'è un buffet, la fiera, i giocolieri, gli acrobati e tutto l'intrattenimento solito. E dopo i giochi di picchiare la sera, lui annuncerà il vincitore. E dopodiché ci sarà un banchetto e i fuochi d'artificio. Dopodiché si berrà fino al giorno dopo e si cercherà una tenda in cui strisciare. La tua o quella di qualcun altro, in base a quanto sarai fortunato. A knockout such as yourself will always be welcome in my tent. Just joking, just a joke. Dice comunque uno come te è sempre il benvenuto nelle mie tende. Poi fa, ah, sto solo scherzando, maledetto. Sta cercando di farmi delle offerte pederasta. Maledetto. Chissà poi, tra l'altro, se negli RPG prima o poi, sicuramente visto il periodo, lo metteranno. Prima o poi l'orientamento sessuale sarà una cosa che verrà trattata negli RPG, sicuramente. Proprio come scelta. Vabbè, che uno in realtà fa come gli pare, fa romanzo con chi vuole, ciccia, però ci può stare comunque che uno crea in base a quello che sceglie, poi cambia l'andazzo della partita. Nunzio Arpaia, dobbiamo parlare con lui, ok. Maestro delle cerimonie, il suo MC. MC Cavallo, so he's responsible for organizing this mess. Have fun, ok, divertiti, benissimo. Quindi ci hanno proprio abbandonati qua così. Dobbiamo partecipare al primo contest del tournament, che è quello del... ah, oddio, l'aveva pure detto. Maledizione. Tanto lootiamo tutto qua, That is not tutto far. il vino. C'è un venditore, il venditore vediamo subito che c'ha. E gli rivendiamo la sua stessa roba. Show me your wares. Chiascia da battaglia più 4, non male. Spada bastarda più 4, non male. Dark Forest, una lancia. Una lancia più 4. Tra l'altro Branda c'ha ancora quel tridente più 1. Dovrei trovare un tridente più 4. Questa è figa. Necrotic più 4. Vabbè, semplicemente Necrotic più 4, 5-12. Però fa più. Il Bound Thunder fa più danni, non so perché. Glaive, Heavy Crossbow più 4. C'ha più che altro roba più 4. Così. Come si dice? Plain. Niente di named o particolare. Whimsy, eccolo qua, qualcosa di named. Whenever this plus 3 short bow lands an hit, it has a chance to cast Hideous Laughter on its target. Questo è interessante, può attirare Hideous Laughter
sui target quando li colpisce ogni freccia. Full plate adamantina. Noi abbiamo questa qua del Battle Master che va benissimo. Lui c'ha. Però. Questa dà acid resistance in più. Gliela compriamo la damantina? Ma sì, ma che c'è, fregato, siamo pieni dei quattrini. Breastplate più 4. No, ma l'Art of Valor è veramente una grande armatura. Maledizione, devo fare così. Vabbè, poi la venderò in un secondo momento. Boom, vai col. Minchia, è fighissima. Bella. Quando hanno no, però queste qua, la Dragon Scale Plate me la tengo. Ok. Pitax Warden, niente di interessante. Qua andiamo da quest'altra parte. Salviamo, visto che abbiamo fatto i nostri acquisti. Mamma mia, finché non dice Game Quick Saved, proprio uno non si deve muovere. Che vuole, oh. A young man staggers towards you, his expensive doublet wet with wine. As he passes, he brushes shoulder with you and starts yelling. His breath rank with alcohol. Quindi è ubriachissimo il tizio. Ci ha dato una spallata e fa: Watch yourself. Who do you think you are, you pig? You trampled on my foot and ruined my doublet. Che tra l'altro il doublet sembrava molto costoso. I'm gonna demand satisfaction. Ok, dice: Fai attenzione, che cazzo ti chiedi di essere porco? Mi hai schiacciato il piede e mi hai fatto rovinare il panciotto. Vuole satisfaction. Cosa vuole? Meglio non farmi arrabbiare. Put away more people and monsters than you have bottles over the course of your waste of a life. Get out of here while you still can. Imbruttisco proprio. Tipo, ho seccato più mostri e persone durante di quante bottiglie ti sei riuscito a bere tu in tutto il tuo guasto di vita, in tutta la tua vita inutile. Vattin. Failed. Addirittura. Wait, you are threatening me? I'll single-handed. Two. Come on. Then, draw your weapon. I demand a satisfic. Ok, quindi vuole fare un duello. Ok. Crowd gathers, attracted by the noise and screams. All the guests brought bodyguards, and you soon find yourself surrounded by a small army, not even counting your rovetti guards. It isn't long before the King Pitax himself. Insomma, è arrivato il re con tutte quante le guardie, eccetera. What is this? A fight? At my tournament? Unheard of! Scandaloso, addirittura scandaloso. Slap in the face. Not just for me, but to each of my deeply respected guests. For shame, disgraceful. Non è stata colpa mia, sono stato attaccato. A lie, lying to my face, dice una bugia. I already know what happened here. You drew your weapon first, broke my seal, trampled on the spirit of peace and friendship. Ok, vabbè, insomma, si è arrabbiato. It breaks my heart, but I must take all possible measures to protect my precious guests. Alas, today's celebration was attended by a crowned barbarian, a monster. Addirittura si è incazzato così tanto. Speriamo che non cancelli tutto. Leave, just leave. No, vuole che ce ne andiamo. No, vabbè, no, no, vabbè. Carichiamo, dai, su. Se ci perdiamo tutta la cosa. Che sbatta questo. Però è stato lui a fare. È stato lui a smalandrare. A cercare di fare l'1-1 a tutti i costi. Adesso andrà a finire che probabilmente. Lo facciamo lo stesso a prescindere perché il tipo si intopperà lo stesso in tutti i casi. Mamma che sete, ragazzi. Fanno giusti 4000 gradi sti giorni. Perdonatemi.
Prendete 500 gold. Affanculo, va. Vediamo sto trader. Ring of Circumstances 370k. After resting while wearing it, activate up to 4 abilities from the list below. Removing the ring will immediately. Ok, praticamente ti prendi 4 cose tra queste. Carino. Però 370k, insomma. Insomma, ecco, questa ci piace, la Belt of Physical Perfection. Primo, secondo e terzo, le spelle di primo, secondo e terzo livello, Empowered e Extended. Ok, non che ci serva più di tanto. Mental Perfection. Physical Perfection più 6 è tanta roba, eh. Tanta roba. Castigator Clock più 4 deflection bonus to AC bonus. Queste sono tutte robe da paura. Vende questa qua. Absolver Clock deflection bonus to AC. Bello, mazza. Questo vende tutta roba figa. Natural Armor più 4. Questo ce lo prendiamo. Questi costano troppo. Ring of Protection più 4, lo compriamo. Dio. Che cavolo ho comprato? Ho comprato più roba. What? Perché ne ho comprati così tanti? Gliel'ho comprati tutti. No. Vabbè. Stiga, non fa niente. Tanto i piccioli ce l'abbiamo. Però comunque. Li ho comprati tutti gli anelli, maledizione. Alla fine li ho usati tutti pure, per cui va bene così. Ok, spendiamo altri quattrini. Questa è figa per il chierico, dovrebbe essere una robetta interessante. Physical Perfection è figa pure. Physical Perfection più 6 è figa. Gliela diamo a lei. Boom. E quel forza più 1000.000. Tra l'altro aspetta. No 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 no. Physical Perfection più 6 la diamo a lui. La diamo a lui per il semplice fatto che lui c'ha il Composite Longbow, quindi gli scala pure su forza. Quindi più forza c'ha, meglio è. Ci abbiamo più una lira. Volevamo arrivare a fare il milione qua, ma questo passo. Guarda il save, manda tutto a scatti. Ma soprattutto che cazzo è successo a sto mantello. Amid the tournament frivolity, you notice that two men nearby are having a heated but hushed discussion. One wears flashy clothing fit for an entertainer, whereas the other wears the steel armor and red cloak of Pyrrha's guard. It's difficult to hear what they're saying. Ok, quindi praticamente stanno facendo un discorso acceso e uno sembra un intrattenitore, l'altro una guardia. Proviamo Perception. Succeeded. Although the two huddle here near one another, their voices are occasionally rising above the ambient laughter and music. You are able to overhear the rest of the conversation. Ok, abbiamo sentito la conversazione. I don't know quite what you're up to, Amar, but I know that, look, you're planning something. Something dangerous. This isn't the time, you know, he's become harsher about. Ok, sta parlando questo tale Talwin. Dice, non so cosa stai organizzando, ma stai organizzando qualcosa di pericoloso. Conosco quello sguardo e non è il momento questo. So che lui sta diventando più duro su. Non dice cose. Look around you, Talwin. This celebration is just more blood and sport to cover for the ongoing troubles. And we have both helped shepherd it along. This isn't the future we had planned for, but it's the one the fates have dealt. Can we really stand by? Ok, quindi c'è qualcosa qua praticamente. Loro infatti dicono, vedi, tutta questa celebrazione è solamente altro sangue. E diciamo è semplicemente un'altra distrazione per coprire quello che sta succedendo. E entrambi noi due abbiamo aiutato affinché questa situazione accadesse.
Non è il futuro che avevamo pianificato, ma è quello che il fato ci ha portato. Ce la faremo a superarlo? You know how harsh justice is these days. I've seen it.